Hanno perso nettamente all'andata e oggi avranno bisogno di un miracolo per ribaltare il risultato e raggiungere la semifinale. È una cosa veramente difficile quella che si dovrebbe compiere. Le speranze dei giocatori e dei tifosi sono appese a un filo, mentre i loro avversari sentono di aver già in tasca il passaggio del turno grazie al sostanzioso vantaggio ottenuto. Ma i giochi sono davvero fatti? Siamo qui per scoprirlo. I colori nerazzurri sono la maggioranza, questo è il Giuseppe Meazza che conosciamo. Il tabellino finale del primo incontro ha già emesso mezzo verdetto su chi passerà il turno. Cosa dobbiamo aspettarci oggi, Luca? Beh, mai dire mai, Fabio. Recuperare questo scarto è un'impresa ardua, ma non impossibile. In un torneo di questo livello è difficile che una squadra domini le avversarie dall'inizio alla fine. In una stagione arriva sempre un momento in cui serve giocare la partita perfetta. Oggi è senza dubbio uno di quelli. Partita già in corso di svolgimento. La Fiorentina ha perso in casa all'andata, un risultato che rende la qualificazione in semifinale quasi impossibile. Aspettiamo la fine di questa partita però per tirare le somme. Gagliardini sbroglia, prova il tiro al volo. C'è il cross, tenta il colpo di testa, opportunità di ripartire. Guadagna metri, è tutto solo davanti alla porta. Lorenzo Insigne, e c'è il gol dell'Inter ed è il primo gol della gara. Azione attentamente pianificata ed eseguita alla velocità della luce. Non bisogna mai lasciare spazio a questa squadra per partire in contropiede. Hanno dimostrato più e più volte di essere micidiali in velocità. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. Ed ecco il cross, tocca con la testa, beccato in offside da guardaline. Il fuorigioco c'è. Ottima chiamata, era davvero difficile vederlo questo fuorigioco. E il primo tempo finisce qui, finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. Si parte per la seconda frazione di gioco. Prova la giocata nello spazio. Prova, conclusione. Palla in rete. Ecco il pareggio. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. La conclusione è un grande riflesso qui. Vuole la profondità. Lancia il compagno nello spazio. Faccia. E l'estremo difensore ci arriva. Riceve un pallone interessante. Prova il filtrante. C'è la palla filtrante. E trova bene il compagno. Candreva. Prova ancora. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Miraias. Arriva il traversone di Miraias. Incornata!
e trova il fondo della rete. La Fiorentina pareggia. Bello il cross, ottima conclusione. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Lorenzo Insigne, un gol incredibile, ma come gli è venuto? E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. Una grande partita oggi. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Che giocata, gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Ed ecco che arriva il terzo gol per lui nella competizione. Può concludere. E con il fischio finale finisce purtroppo la loro partecipazione al torneo. Un verdetto evidente, due partite perse entrambe. Mi sembra che insomma ci sia stata una chiara differenza tra le due squadre in campo. Che partita si è giocata oggi, Luca? Hanno giocato a viso aperto e ci hanno provato. Alla fine gli avversari si sono dimostrati più forti e hanno finito per avere la meglio. Però devono fare tesoro di questa sconfitta anche in vista dei prossimi impegni. Siamo ai saluti finali. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. È stato un grande piacere. Salve e benvenuti amici, vi parlo da un luogo dove si respira e si vive calcio 365 giorni all'anno. Qui il calcio è molto più che uno sport, è un caleidoscopio di emozioni, passioni e colori. Oggi però il colore dominante a far da sfondo a questo evento, per la verità, è il grigio delle nubi. Vedremo se porteranno pioggia. Se lo faranno, il risultato di questo incontro potrebbe diventare ancora più imprevedibile di quanto non sia già. Alex Berenguer allarga il gioco a destra, cerca un compagno. Basel, Belotti, pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ci è andato molto molto vicino, un'ottima conclusione. Prova il filtrante, palla tagliata, ci prova e c'è il gol del Torino. Da lì e senza difensori, a impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione, prova, ci mette la testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti.
tocca, grande parata su una palla insidiosa, la butta via e fa respirare la difesa e va a colpire di testa. E il primo tempo finisce qui, le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti, una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. Partiti, e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. E non va troppo per il sottile, prova il filtrante, lancia il compagno in profondità e il portiere dice di no. Prova ancora, la mette in rete. Vantaggio di due gol, la partita si mette in discesa. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Si libera la grande, c'è spazio per calciare, pallonina, c'è il colpo di testa e sì, trova la rete. Un gol pesantissimo trovato nel finale per giunta. Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Staranno certamente ripensando a tutte le occasioni costruite e sprecate durante la partita. Fa male perdere, soprattutto quando hai avuto così tante occasioni. Che partita si è giocata oggi, Luca? Non c'è molto da aggiungere, Fabio, secondo me, su questa sconfitta. L'allenatore non sarà contento. Io prevedo qualche urlaccio negli spogliatoi. Non ci resta più molto tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Ricambio i ringraziamenti. Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. Gli ultimi preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono al completo e la sensazione è che ci apprestiamo a vivere una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. E questa è una struttura a dir poco superlativa. Una cornice perfetta per partite come queste. La Fiorentina ha perso una partita molto tesa ed equilibrata nell'ultimo turno. Una sconfitta che secondo alcuni ha destabilizzato l'atmosfera dello spogliatoio. Gran colpo di testa! Vuole la profondità. Vede la prova, la conclusione. Il portiere si oppone. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Cerca spazio. Trova il compagno, qui deve tirare,
E c'è il gol della Fiorentina. Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno. A tu per tu con il portiere, è riuscito a beffarlo con una facilità disarmante. Piazza realizza la sua seconda rete in questa stagione. Prova la giocata nello spazio. La cross in mezzo. Prova a salire in aria. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. La Fiorentina deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Oggi qualcuno colpisce, la toglie dalla porta. Pallone rasoterra in aria. Ecco il tiro. La sfera entra in porta. Sono di nuovo in parità. Rapidi e letali. Hanno sfruttato questo contropiede nel giro di pochi secondi. Il modo perfetto per finalizzare un contropiede. Ma tutto è partito dalla determinazione e dalla velocità con cui hanno avviato l'azione. Petagna realizza il quarto gol stagionale. Trova bene il compagno. Ci va di testa. E c'è il gol della Fiorentina. Sono di nuovo in vantaggio. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Piazza porta a casa la terza rete della stagione. Provato di potenza. La Fiorentina non ha ancora effettuato cambi. Palla al centro. E va. E il portiere ci mette una pezza. Beffa l'estremo difensore. Due gol in più. E partita saldamente nelle loro mani. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Valotti cerca un compagno. Petagna scatta verso il pallone. Può calciare a rete. Qui cercherà il tiro. Tiro davvero da dimenticare. Simeone prova il conclusione. E c'è ancora un gol. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Mirallas ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Vuole la profondità. Petagna scatta verso il pallone. Riceve, attenzione al tiro, il pallone è dentro.
Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Chiesa, con deviazione di testa. La partita è finita, tutti sotto la doccia ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità, impegno e sicurezza oggi. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? La partita di oggi dimostra che alla fine vincere è soprattutto una questione di testa. Questa squadra si è dimostrata superiore soprattutto dal punto di vista mentale e ha ottenuto lo scopo che si era prefissata. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Ricambio i ringraziamenti.